Siamo al mercato del giovedì, l'ultimo mercato del 2016. Questa mattina in piazza c'è anche Sinistra Italiana che sta operando un volantinaggio. Siamo con Alberto Boscolo che ci spiega i motivi di questo appunto volantinaggio in Corso del Popolo. Sì, siamo qua ad informare la cittadinanza appunto che il 23 dicembre la giunta comunale del sindaco Ferro ha approvato l'aumento del 4% della TARI, la tassa comunale sulle immondizie, nonostante avessero promesso in campagna elettorale di toglierla. Invece ecco qua l'aumento, come diciamo è stato confermato anche l'IMU sui terreni edificabili e il 100% d'aumento della tassa sul turismo, quindi un pacchetto completo insomma, sì, totalmente in antitesi con quanto promesso in campagna elettorale. Noi siamo qui a denunciarlo e speriamo insomma qualcuno si accorga insomma di quella che è la politica 5 Stelle e della loro onestà, senza voler far polemica, però insomma il signor Gilberto Boscolo è stato nominato assistente personale del sindaco da subito e niente, ne prendiamo atto. Mentre avevano detto che non avrebbero ricorso a consulenze esterne, bensì all'impianto della macchina comunale. Sì. Ma ci sarebbero tutta la questione dei sindaci part-time, full-time, rimborsi, gettoni. Gli assessori. Sì, per quanto riguarda gli assessori, comunque insomma. Ricordiamo anche che. Pian piano a piccole dosi. Ricordiamo anche che la precedente amministrazione aveva a sua volta aumentato la TARI giustificandolo con i mancati introiti dovuti da alcuni imprenditori del settore balneare, concessionari eccetera, che non hanno inteso pagare la cosiddetta parte variabile ricorrendo a un altro gestore, aprendo un contenzioso con Veritas che poi come sempre viene a presentare i conti perché insomma c'è il pareggio. Il famoso cavallo di battaglia 5 Stelle delle elezioni che ci ricordiamo tutti, e questo insomma a 6 mesi di distanza è il conto. Va bene Alberto, buon volantinaggio, buon anno a tutti e ci vediamo ciao, il prossimo anno 2017. Tutti,